Tutta la città ne parla. In questa puntata di Tutta la città ne parla, dedicata alla circolazione spesso offensiva, lesiva dei diritti della persona online di contenuti inaccettabili, abbiamo messo al centro una parola: responsabilità. Riguarda i social, certo, ma forse riguarda anche quello che succede offline, per esempio negli stadi di calcio. Ieri sera, stadio Bentegodi di Verona, 55esimo minuto, un giocatore del Brescia, la squadra ospite, Mario Balotelli, molto famoso, è insofferente, irritato da dei fischi, delle urla che lui sente nei suoi confronti, perché ha la pelle nera, lo sappiamo, scaglia la palla contro la tribuna e vuole andarsene, poi in realtà rimarrà in campo e segnerà anche un gol al 40esimo del secondo tempo, il 2-1. Il punto è: che cosa è successo davvero? C'è un video che circola ora, lo ritroviamo anche su Sky Sport, dove in effetti si sentono, filmati da un cellulare, delle persone, dei tifosi del Verona che fischiano e urlano contro Balotelli, quindi il coro razzista c'è stato. La società prende le distanze, il presidente del Verona in una conferenza stampa ha detto: sì, forse ci sono stati alcuni, 2-3 balordi, ha detto Setti, e li isoleremo perché siamo contro il razzismo, ma questo non ci consente di dire che c'è una responsabilità della squadra e tantomeno che tutti i tifosi del Verona sono razzisti. Ma anche qui il tema è: la responsabilità di chi è per quello che accade, in questo caso, negli stadi di calcio? Veniamo a Roma. Raffaella, buongiorno e benvenuta. Credo abbia qualcosa da dirci di interessante sull'altro capitolo della puntata di oggi, su responsabilità e contenuti d'odio, quello che accade negli stadi. A lei. Buongiorno, spero di dare un contributo. Io sono della WISP e della Rete Fare, che è una rete europea di associazioni e di squadre, insomma di tifoserie, che usano appunto il calcio e attraverso il calcio fanno un lavoro contro il razzismo. Noi siamo molto preoccupati naturalmente da quello che accade in Serie A in Italia, però accade naturalmente anche in altri paesi in Europa, ma siamo molto preoccupati anche da quello che accade nei campetti di periferia, che è un tema che appunto troppo spesso viene dimenticato. Il razzismo che si sta rivelando in Italia recentemente, diciamo che si è sempre più reso visibile, accade, si svela in tutto, a tutti i livelli. Raffaella, ma secondo lei, prima parlavamo di se era peggio 30 anni fa, come dice il presidente del Verona, oppure è meglio, oppure no? La situazione sta peggiorando? C'è più o meno razzismo nei campi di calcio, nei grandi stadi o nei campetti oggi, secondo lei? Io penso che quello che ha detto lei a un certo punto, rispondendo non mi ricordo più a quale interlocutore, c'è stato lo sdoganamento dell'espressione razzista. Io non credo che non ci fosse prima, però certamente se penso a 30 anni fa, quando è stato ucciso Jerry Maslow, no, tutti quanti forse ricordiamo il rifugiato sudafricano ucciso a Caserta, c'è stata una grande reazione della società civile, delle forze politiche. Adesso lei dice ce n'è di meno anche nei campi di calcio. Grazie Raffaele per il suo contributo, magari torneremo a parlarne, chissà, anche con voi della vostra associazione.